Ok. È mattina, mi sono appena fatto la doccia e infatti ho i capelli bagnati e sono in pigiama. Beh, ecco, questo video sarà più lungo del solito. Durante tutta la prima parte del video osserverete come creeremo la canzone, o il video della canzone, e al termine di tutto il video, nell'ultima parte, il video e la canzone ufficiale. Se volete ascoltare la canzone dopo aver visto questo video, trovate i link nella descrizione. Sarà un esperimento. Faremo altre hit improvvisate se questo video arriva a 30.000 like entro il meno possibile. Commentate già adesso con il prossimo titolo della prossima canzone improvvisata. Ovviamente può essere una parola qualsiasi, visto che questa già si chiama Pordenone. Ci vediamo fra pochissimo, ciao. Ho del pane, ciao. Mangialo, mangialo in diretta. Ok ragazzi, sono circa le 11 e un po'. E niente, siamo qua a casa di Booted. Tra poco faremo la storia su Instagram, come ho fatto un po' di tempo fa. Vi ho messo un box delle domande e vi ho detto creiamo una canzone insieme. Voi mi scrivete tutto quello che volete e noi sul momento creiamo la canzone. Oggi creeremo una canzone nel miglior modo possibile e soprattutto nel minor tempo possibile. Vi ricordo di seguirmi su Instagram per tutte le canzoni improvvisate che faremo in futuro. Mi scriverete lo stile, la melodia, il testo, l'argomento, tutto. Qualche dichiarazione prima di iniziare a lavorare? Sarà una hit. Ok ragazzi, ufficiale, ecco qua il nuovo box per la creazione della prossima canzone improvvisata. Dovete scrivere come l'altra volta tutto quello che ci deve essere nella canzone e noi nel minor tempo possibile creeremo la canzone con tanto di video su YouTube. Abbiamo pochissimo tempo a disposizione, ma questa volta documenteremo tutta la creazione della canzone e il video intero verrà pubblicato su YouTube. Quindi ragazzi, abbiamo una hit da fare nel minor tempo possibile. Mi raccomando, giù coi consigli. Fase iniziale, ma è già hit. Facciamo una hit. Ho portato la frutta secca. Fre, è fondamentale. Mi piace, grazie. È segreto per fare le hit. Il mio amico Luca Sironi è appena arrivato e mi ha portato. Cosa hai portato? Un treppiedi. Per cosa? Per fare il video, no? Giusto. Dovremmo andare a vedere cosa hanno scritto su di noi. Andiamo. Ok ragazzi, fra una chitarra. Perché non la lascio? Perché è finita. Era una hit. Ci vuole qualcos'altro. Ti serve un piano. Abbiamo poco tempo. Sono le 13:40. Ci vuole il verso della fisarmonica. No, veramente, ci vuole il suono della fisarmonica. Ok, ci siamo. E se fosse tutto. Come le vere fisarmoniche. Perché questa è finta. Io sono l'artista qua. E lui è la spalla. E lui è lo schiavo. Nel frattempo abbiamo chiamato la pizzeria perché non si possono fare le hit. A stomaco vuoto. Già, sarà una hit assurda. Faremo tutto in pochissimo tempo. L'abbiamo già detto, ma bisogna ribadire. Diamoci un limite proprio. Esatto. E sì. Dobbiamo farla entro in poco. Beh, ma come fai? Mettici l'autotune. L'autotune sul delfino. Anzi, addirittura faccio la correzione manuale. Stiamo mettendo l'autotune ad un delfino. È un momento molto delicato ed è una fase particolarmente importante per il processo creativo di tutta la canzone. Ma che verso è? Come gli viene da come fare quel verso? Perché prova... proprio quelle non... Se tu fossi un animale, che verso faresti? Tu cosa faresti? Registra ora. È arrivata la pizza. Non è la pizza? Come non è la pizza? E che cos'è? È mia sorella. Mangiamola. Ragazzi, mi sono un attimo isolato dal gruppo per dire una cosa che sento di dire in un video come questo. La mia presenza in realtà non c'entra nulla. E Tommy, magari mettimi un pianoforte sotto. La verità è che sono in bagno e non sapevo bene come passare il tempo. Ma devo giustificare tutto questo, quindi adesso scrivo nelle domande di Tommy. Suono, tavoletta, del gesso. Che questo è un ottimo suono. Siamo lasciati ed anche se ora so che stai bene con lui. Ok raga, stiamo registrando, sta venendo bene, direi. Da questo lato, mentre loro finiscono la parte, studieremo le coreografie del video. Una spinta a zero, lascio un po' per... Ricordo insieme guardavamo, non sentivo emozioni forti con... Ok, io ho una nuova maglietta perché la mia era sudata e lui ha un nuovo cappello. Perché siamo... era sudato. Ciao, come stai? È da un po' che ci siamo lasciati.
lontano di voi. È cantata male. Buonasera. Dietro ogni video di Tommy Cassi ci sarò io. Registro e faccio così. Questo è il primo video backstage che sto registrando io, ma dovrebbe registrarlo lui. Vuoi dire qualcosa al backstage? Mi hanno invaso a casa. Entriamo, facciamo vedere tutto. Ok, ok, allora. Oggi stiamo per fare il video di Pordenone. Questa sarà la prima location, che è casa sua, che non doveva essere fino a due minuti fa. E l'abbiamo appena deciso. Siamo qui a caso, perché non dovevamo essere qui, e invece ci siamo. Sì, dobbiamo fare una hit, quindi questo posto fa schifo, ma faremo una hit lo stesso. Qua è lo spazio dove gli attori si stanno preparando prima della recitazione. Come vedete stanno parlando di cose fondamentali. Noi non serviamo a nulla. Nella prima scena la mia ragazza mi lascerà. È triste. Siamo molto tristi per questo. Per prendere il telefono e me ne sto andando. Facciamo la scena e basta. Tommy, più in là, ancora un po' più là. Nella canzone io stono volutamente. Non è vero che è suonato. Abbiamo deciso così, che io dovessi stonare. Perché veniva più. Scusa, in realtà fa schifo. L'abbiamo deciso, lo sto dicendo. L'abbiamo deciso. Ok, vedo delle gambe. Non vedo delle gambe, vedo ancora delle gambe. Ok, adesso stiamo andando a mangiare. Oh yeah. Sto vloggando. Tieni, vlog. Ma hai spaccato tutto. Perché l'hai rotta? Cioè. E non so cosa toccare. Sono in para! Ragazzi, ma sono sempre stata così brutta. Ok, adesso stiamo andando nella seconda location, che è la su. Per te io finirei. Sono pronte, la canzone è pronta, è tutto una hit, quindi è il momento di entrare sul mercato e sbancare. DJ, manda la canzone. Ciao, come stai? È da un po' che ci siamo lasciati, e anche se ora so che stai bene con lui, siamo due calzini sbagliati in mezzo a tutte quante le persone. Rila mia luce, il mio raggio di sole. Per te io finirei anche in prigione. Ti porterò in vacanza a Pordenone. Io da te voglio soltanto la. Prendimi la mano, portami lontano, tipo in Giappone, in Guatemala, in Egitto, a casa tua magari ceniamo. Insieme guardavamo Doraemon, sentivo emozioni forti come il clacson del camion. Sei un sogno nel cassetto, anche se non ci stai dentro, magari con una spinta o se lo lasci un po' aperto. In mezzo a tutte quante le persone, rila mia luce, il mio raggio di sole. Per te io finirei anche in prigione. Ti porterò in vacanza a Pordenone. Io da te voglio soltanto. Amicizia. Amicizia. Questo sono io. Prima di uscire devo lavarmi i denti. Fatto.